Luana Catania si alza e scambia qualche passo di danza con il primo membro del suo team, Jacopo Arcieri. Jacopo, un ballerino, hai ricevuto da una coach di danza, te lo aspettavi? No, infatti... Sei rimasto, sei ancora incredulo? Sì. Non attende la fine dell'esibizione Antonietta Moretti per alzarsi. Ed ecco finalmente il primo badge del team Moretti, al collo di Sofia Ammannati. Eccola qui, la nostra Sofia. Sofia, che ci ha portato anche dei fiori, grazie, ma grazie, che carina, grazie mille, grazie. No, grazie, ecco, grazie, in realtà erano dividiamoli. E invece no, sono i suoi, perché ha fatto la coreografia con questi splendidi fiori e chissà se proprio la Moretti ti ha visto così tutta floreale, lei è un po'... aveva ieri la maglietta con i fiori, io l'ho vista. Sì. Scelta, te lo aspettavi? Una coach di danza? No, non pensavo che mi scegliessero. Sei felice? Sì, molto. Pregherò, I will pray, piangerò. Ragazzi, ma secondo voi i coach di canto cosa stanno cercando? Perché comunque non accennano neanche minimamente ad alzarsi. No, non aver ancora scelto potrebbe essere... Potrebbe essere, magari vogliono, non vogliono bruciarsi di subito. Però che potresti mangiarti le mani se più avanti trovi qualcuno. Esatto. Per... always wanna come, but they never won't leave. Excess and the oh, stay on me. Ma non è, ragazzi, che i coach hanno un po' timore di assegnare un eventuale badge ai talenti lettoni? Problemi di comunicazione, magari? Che ne pensate? Però se lo facessero sarebbe un punto a loro favore, un coraggio quello, eh? Sì. Vedi, lui, se c'è so io quella. Visto che noi valutiamo tutto. Won't you have to say? Songs of freedom, 'cause all I ever write retention songs. Emancipate yourself from mental slave, none but ourselves can free our mind. La versione acustica di Redemption Song convince il coach Mara Safonte, che porta nel suo team Alessandro Floris. Alessandro, ciao. Eccoci qui. Ciao. Lei ci passi direttamente col coach Safonte. Safonte, esatto. È una coach di danza. Esatto. Te lo aspettavi? Sinceramente no, perché non saprei cosa mi può insegnare in più, però è una curiosità che mi voglio togliere. Quindi vediamo un po'. Capito. Per i nostri coach è molto difficile scegliere a chi assegnare il badge, ma è ora di un piccolo gruppo di arti varie, nello specifico di recitazione. Paure. Sapete, io mi identifico da sempre in tutte le paure, ve lo giuro, è più forte di me. La paura del buio, la paura dei ladri, dei traslochi, dei parenti. Se lo vede una bella tazza del cesso magari accanto a un Monet o a un Picasso, alla fine quelli in confronto a noi scarabocchiavano le tele, eh. Bambini, voi siete stati bravi, bravissimi, e adesso dovete essere pronti a morire. Gli attori per ora non convincono i coach e nessun badge viene purtroppo assegnato. Your face it hurts, my once players and dreams, your voice it chases away all the sanity. I won't run for hell, leaving you behind. I've been
Luana Catania va ad assegnare il suo secondo ed ultimo badge a Giusy La Fisca. L'esibizione di Aurora Pantaleo si conclude con un nulla di fatto. Ma attenzione, Alessandro Pizzalis si alza e la richiama per assegnarle il badge e portarla così nel suo team. Giusy, pazzesca! Giusy è siciliana e naturalmente viene scelta dal team Catania. Ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Io sono trapanese e facciamo tutto made in Sicily. Giusy, te lo aspettavi? No. Piano piano inizio a realizzare. Ecco. Caragata, mi piace molto il pantaleo di questa ragazza. Sì, ha portato bene dire... il tuo pantaleo. Quindi sei già nel team Pizzalis. Non me l'aspettavo veramente. Anche perché per te ha bruciato il suo secondo badge, quindi adesso non è più a disposizione, è stato molto pensato proprio per questo. Wow. Si conclude così la prima puntata della fase team building. I nostri coach hanno vissuto con attenzione tutte le esibizioni. Alcuni hanno assegnato dei badge, altri sono stati più cauti. Voi cari ragazzi non lo sapete, ma noi vi abbiamo osservato molto attentamente durante le esibizioni. Sì. Imito Alessandro Pizzalis. Sì, vai. Vero. Avevi due badge, li hai giocati tutti e due. Credo che le mie due scelte sono state ben ponderate. Bravo. Ottimo. Vorrei fare invece una domanda al nostro Davino. Ti scrutavamo. Sì. Non hai trovato ancora nessuno. I ragazzi sono superbi, bravissimi, un'ottima intensità. Però il cuore non ha ancora palpitato, no. Ed invece Luana Catania, anche lei ha finito i badge. Hai scelto un cantante ed un ballerino. Sì. Visto che tu sei una coach di danza, cosa ti ha trasmesso? Perché hai scelto questa cantante? Perché appena ha iniziato mi sono venuti i brividi. A favore di pubblico vorrei imitare velocissimamente per tutto il tempo l'espressione e la faccia di Taglien. La vera domanda è, ma Michelangelo sceglierà mai qualcuno? Non hai trovato l'artista completo. Non ci siamo. È che i miei colleghi hanno forse un po' con imprudenza lasciato andare insomma il beige. Imprudenza? Attenzione! Caro Zigo, e Zigo una risposta insomma. A me il gruppo ha trasmesso, ha fatto dei suoi peletti. Non posso avere 200 beige, ce li posso avere? 200 no. Beige? No. Me li porto tutti con me. Ne hai solo due. Sarei curioso proprio di sapere anche cosa ne pensa Arianna. Io non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Michelangelo, perché la mia scelta è stata ponderata. Quel ragazzo mi ha emozionato tantissimo. Andiamo lì all'estremità invece, c'è la nostra Mara Saffonte. Avresti voluto un concorrente scelto da altri tuoi colleghi? Ho tentennato per la crew che ha scelto Alessandro. Ah. Bravo. Vediamo anche la nostra Marta Mastracco. Marta. Ci sono state buone esibizioni, però ancora non c'è stato qualcuno che mi ha colpito proprio. Beh, un'altra persona che vuole aspettare è proprio la Arni. Però sto aspettando qualcuno o qualcosa, quel corrente che mi colpisce qua dentro e che mi possono portare col loro mondo quando fanno esibizioni. Ciao Sonia! Ciao cari! Grande la nostra coach rock and roll, anzi... Yeah. Rock, senza rock. Rock. Che ancora non ho visto quello che voglio vedere. Voglio vedere tanta grinta, voglio vedere una persona che si mangia il palcoscenico. Ogni volta che Zaira appariva sul LED, no? C'era la musichetta che faceva... Nel momento in cui troverò veramente qualcuno di forte, attillerò le unghie a qualsiasi costo, metterò il beige. Antonietta! Buonasera a tutti. Qui c'è il triangolo delle cattivelle. Abbiamo notato che spesso confabulate tra voi. Perché a prescindere dalla scelta, la scelta è soggettiva, va bene. Però siamo qui perché dobbiamo scegliere il talento. Oh,
Tati Smetti, eh? Volete sapere tutto subito? Con i miei due beige cercherò di conquistare quelli che ho scelto e combatterò contro gli altri coach. Grazie Elvira! Grazie! Grazie mille! La nostra Francesca! Nessun beige assegnato! Nessun beige? Questo non vuol dire che non ci siano stati dei talenti o gente che ci sia piaciuta. Però ancora non c'è stato quel talentum famoso. Riassumiamo la situazione fino ad ora. Il team Pizzalis ha due componenti, così come il team Catania. Uno per il mago Zigo, Antonietta Moretti, Mara Safonte, Arianna Corona. Gli altri team sono ancora a zero componenti. La sfida tra i coach è ancora tutta da costruire per accaparrarsi i talenti migliori, nella via che porta verso la vittoria finale del talent. Se tu volessi piantare un seme di bambù nel tuo giardino, sai cosa dovresti fare? Dovresti piantarlo e coprirlo. Passerà un anno. Ebbene, sai cosa accadrà dopo un anno? Che qui, dove prima hai piantato il seme, non ci sarà assolutamente nulla. Ma tu con costanza e perseveranza continuerai ad annaffiarlo. Passerà un altro anno e dopo due anni, qui, non ci sarà ancora nulla. Ma tu continui perché ci credi davvero. E finalmente, dopo 5 anni, accadrà il miracolo. Dopo 5 anni apparirà un germoglio e quel germoglio, nelle 6 settimane successive, crescerà di ben 24 metri di altezza. La pianta di bambù non è così diversa dalle persone che hanno raggiunto grandi risultati nella vita. Che siano sportivi, che siano attori, che siano inventori, tutti loro hanno la perseveranza come costante. La tua passione vale più di qualunque cosa. Se sarai in grado di perseverare nel tempo, se ci crederai davvero, se lavorerai duro, allora i risultati arriveranno.